In questo video vedrete sneakers rarissime, pezzi da collezioni, interviste. Scarpa più particolare o la più costosa che hai al tuo banco? Quale sarà la scarpa più costosa che ha al suo banco? E quale sarà la scarpa del 1999? Vi farò vedere in questo video. Guardate il video per scoprirlo. Non è possibile che abbassi Sini alle 10 di mattina puzza di kebab. No! Certo, solo una birra. Tutta la verità, sarà col sugo oppure in bianco? Ah, vedi il pollo. Il pollo. Guarda il bro col pranzo da gym bro. Il pollo speziato. Sai che forse ce l'ho pure io. Aggiornamento autogrill, siamo stati assaliti da dei turisti di un pullman, tipo della squadra parrocchiale, mentre pranzavamo. Il bagno è libero. Come? Il bagno è libero. Volete una clip per il vlog? Vai, un saluto. Ciao ragazzi. Ciao. La considerazione proprio a caldo, che dicevi anche tu, Gio, che è incredibile. Incremento, sì, per l'aggiunta. Che mi riconoscono così, diciamo, anche in posti più a random. Ce n'è una proprio assurda che ti avevo raccontato l'altra volta. Ai cessi prima di andare da Gucci al The Mall, cioè questa sembra una roba tipo da podcast, capito? Che stavo andando a pisciare e fuori. Ah, ma adesso Giffi è un brand e adesso in autogrill. Cioè un conto sei tipo alle fiere o sti posti così, però cioè così spottato a random. E il ragazzo prima mi fa che aveva comprato una camicia dell'ultimo drop e gli era arrivata poi la mail. A rafforzare questo mio ragionamento è il fatto che lui non stesse andando al Kicket di Bologna. Non so dove stesse andando, faccelo sapere nei commenti, ora sono curioso, voglio saperlo. Totalmente è stata una coincidenza, se noi ci fossimo fermati all'autogrill di prima, non a questo. Ne avremmo incontrato un altro. Sì, esatto. Però, ti rumore. Arrivati. Busta. In quel di Bologna. Cioè, tipica, i tipici portici bolognesi. Ah ragazzi, questo è il giro che non sto con la donna, ma con l'uomo. Niente hotel fighetto in centro sotto i portici, ma siamo andati un po' più a risparmio. Delle bettole. No, scherzo. Guarda i balconi che crollano. No, però è bellissimo che c'è qua. Centro medico, siamo passati davanti a 100 metri alla Croce Rossa e le onoranze funebri attaccate che stanno. Quindi. Sei piani di hotel. Il Terminator. Beh raga, sembra letteralmente le case quelle. Oh, sì. Sembra quelle case tipo normali. Degli anziani, insomma, un hotel molto perché modesto. Ho visto la grande bellezza, l'odore di casa dei vecchi. Non l'ho visto, devo vederlo. Però, regà, la stanza è letteralmente finita, cioè, col rumore delle ambulanze sotto, perché c'è. C'è la cosa della Croce Rossa. E questo è il balcone che vedevamo da sotto. Ma sì, io non mi fiderei troppo a starci su sto balcone, avendo lì visto da sotto che c'hanno i calcinacci che. Vabbè. No, mi fa strano sì che cioè questo hotel è letteralmente una casa, secondo me, una palazzina adibita a hotel. E non mi dà molto l'idea di un hotel. Cioè, ora sembro uno abituato a l'Excelsior a 11 stelle. No, in realtà siamo umili, però siamo anche oggettivi, cioè. Ma comunque ho pagato 211 euro, che sono la media di 100 euro a notte più o meno. Questo, mia modesta opinione, è un hotel da 70-60. Ovviamente già con 50 euro di differenza prendevi un hotel in centro sicuro. Di Cristo pure, sì. Però non ci avrebbe senso perché. Comunque, momento ludopatia. Dobbiamo fare tipo la rubrica, no? La rubrica. Ludopatia. Cioè qua stiamo lavorando dei file di lavoro serio. Giorgio, usiamo questo condiviso. Prova che cazzo abbiamo fatto su. C'è sta roba del Napoli.
Oddio, via Luisa, no, dissocio assolutamente. Zoom su Mastro Lindo sugli occhiali. Una volta sistematoci in albergo, siamo andati in centro a Bologna a fare un giro, perché l'altra volta che è venuto sempre per il kit non l'avevo vista. Mi è piaciuta veramente tanto, architettura stupenda e delle vibes veramente belle. Siamo stati anche all'Apple Store in centro, dove ho nascosto un codice sconto in uno degli iPhone. Vediamo che riesce a trovarlo. Dottor Rubino, la chiamo. La chiamo. Test, ho preso un gusto, scelto io che è il cioccolato. Gli altri due ho detto fai te. E non mi ha detto i nomi. Sembra tipo burro d'arachidi. Fa odorare perché assaggiare. Allora sembra sì, tipo caramello. Caramello barra burro d'arachidi. L'altro palese è pistacchio comunque. Ci sembra tipo mezzo caramello. Dall'odore sembrava quello. Questo palese è pistacchio. Fa vedere? Sì. Non è stato un test molto. No. T'ha fatto un'altra cameriera con la sorca. T'ha fatto un gelato di merda, fra. Un gelato anonimo. C'erano dei gusti particolari, io volevo dei gusti particolari. Domani sera ci ritorno. E le dico. Ho mangiato con. Giorgio mi sta portando alla finestrella, non mi ricordo la via. Non è, un po' sporchi di cioccolato fondente, potrebbe sembrare altro. Colpa di burger. Ma di questa finestrella non c'è traccia. Ora parlerà di me in qualche vicolo remoto. Lota! No. Il navigatore dove ti dice che è? Alla fine siamo riusciti a trovare la finestrella, che vi farò vedere adesso nel video. Purtroppo è stata vandalizzata perché è diventata super virale negli altri social e hanno pensato bene di graffitare intorno e rimuovere letteralmente proprio la finestra nel muro. L'illusione che si crea è quella di affacciarsi su una piccola Venezia, perché le case affacciano letteralmente sul fiume. Abbiamo proseguito il giro in centro di Bologna godendoci un tramonto fantastico e un ragazzo che suonava il pianoforte. Essendoci la ZTL, siamo arrivati in centro la mattina con i mezzi e al ritorno doveva venirci incontro Jamal con l'auto elettrica, ma si è perso. Alla fine, dopo 20 minuti che aspettavamo sul ciglio della strada, finalmente è arrivato. Ma che macchina di merda! Gli hanno dato una macchina di cortesia, non. Ma il signore, che cosa vuole da noi? Guarda dove cazzo c'è il cambio! Noi andiamo in. A piedi? No, lui sì, lui è entrato. Ma mi sa che suonava le cinture. Sì. Ma non è vero. Pure l'R8, sì, l'R8. Il bro lo farò diventare The Rock. The Rock. The Rock. Tassista, insegua quell'auto. Vi lascio qui un paio di foto della cena, che è stata veramente buona. Bologna non delude e ci vediamo il giorno 2. Buondì, inizio oggi la giornata Kikit di Bologna. Nelle backrooms. Sinceramente un po' di ansia, perché dal Kikit di Firenze, giusto? Che non faccio una fiera. A parte 3000 pop-up, a parte 6 stelle. Poi si mangia un uovo appena cagato per colazione. Guardalo così, full fit Alessio Giffi. Pantalone fusion jean. Camicia di lino. Sorpresona, anche Jamal è vestito Alessio Giffi Collection con la mia camicia. Con gentilezza si risolve tutto. Ciao ragazzi, siamo qua allo stand del mio brand Kikit. Vi aspettiamo un primo banco appena entrate. Dopo questo messaggio promozionale per attirare tutte le persone al mio stand, questa era tutta la fila delle persone che aspettavano di entrare, più di 3000 persone. Questo era il mio stand, il primissimo, come vi dicevo, appena entrate sulla destra. Questi sono tutti i capi che avevo portato, fra i quali oltre il restock noterete alcuni spoiler, ma non vi dico altro. Grazie di cuore a tutti coloro che sono venuti al mio stand e grazie anche dei miei amici che sono passati a trovarmi. Ecco il grande Fede che mi ha fatto una piccola intervista che uscirà poi sui suoi profili. Ringraziamo Giorgio per queste riprese di backstage, grazie Giorgio, bellissimo. Come promesso, per i primi 20 c'erano delle Polaroid in omaggio che poi potete portarvi a casa
delle foto fatte insieme. Veramente grazie ragazzi di tutto il supporto che mi state dando, non immaginavo che veniste così tanti numerosi. Hanno detto che ero troppo grosso, quindi ho dovuto mettere la camicia, dopo probabilmente la toglierò. Quando il bro ti porta il caffè, sta ostinando il pollice, ma grazie. Siamo qui con, cosa facciamo? Cosa ci ha portato? Questa è una Jordan 4 del 1999, seconda edizione. Questa per me è una delle più belle che ho preso nell'ultimo anno, perché l'ho trovata completa di box e tag originali, che sono quelli più rari da trovare. Matchata, Summer of 99. Devo dire che White Cement con questa collezione qua, raga, pennello. Uno degli altri aspetti che mi piace molto quando faccio questi pop-up e queste fiere è che potete provare, indossare i capi e toccare con mano la qualità. Che c'è dentro? Per adesso niente. No. Ah, mettiamoci un bel capo. Per adesso niente. È scomparso sotto allo stand del brand. Non c'è più. Sembra così. Non c'è. Invece c'è. A fine video vi farò vedere anche cosa ho acquistato io al Kikit di Bologna. Nel frattempo vi faccio vedere alcuni stand che ho trovato. Questo qui è il brand di un ragazzo che anche lui è a casa a Sant'Eudoro in Sardegna. Come ti chiami? Raccontami un po' del tuo brand. Allora, mi chiamo Mattia Lucianetti. Il mio brand è nato appunto in Sardegna, per questo si chiama Sì come mare. 0105 è nato appunto da una collaborazione con una ragazza che purtroppo è andata a studiare fuori, quindi sono rimasto io e questo progetto lo porto avanti io. Speriamo che vada bene il nostro progetto. Bocca al lupo. Grazie. Rinnovo l'in bocca al lupo al ragazzo, che è stato davvero super umile e appena iniziata la fiera è subito venuto a parlarmi. Mi ha ricordato veramente quando io ho cominciato agli inizi, quindi ragazzi, credete sempre in voi stessi, nei vostri sogni. Lui è giovanissimo e sta come me quando iniziai portando avanti il suo sogno. Come sempre questi eventi sono pienissimi di sneakers, anche in edizioni molto difficili da trovare, e anche oggettistiche particolari come le candele che vi ho fatto vedere prima. Invece a livello di brand questo mi ha colpito particolarmente, mi piace molto questo riutilizzo di questi tessuti jacquard su queste felpe che mi richiamano un po' questo stile vintage. Martin, come sta andando questo Kikit? Lavorare. Fammi vedere la scarpa più particolare o la più costosa che hai al tuo banco. Mi tira fuori l'Hello Kitty. Ah, sì. È più particolare. Oh, la Jarritos. Sei andato. Eternity later. Vai. Quella più economica. 600. 600. 7,50. Va bene, grazie. Raga, ultimamente sto andando matto per le cose vintage, cercando di ampliare la mia conoscenza anche con dei pezzi di archivio o cose più particolari. C'era a fianco allo stand di Jamal questo ragazzo che aveva tutti questi pezzi vintage molto interessanti, alcune magliette delle band e una t-shirt di Spider-Man veramente figa. Ah, questa è quella che diceva ieri. Questa è una cosa di Spider-Man che c'è via. E questa ce l'ho tipo a 3,50. Siamo lì. Era un pezzone. Parlando sempre di vintage, follemente innamorato di questa giacca di Carhartt, ma avevo già speso troppo. Ho salutato anche qualche amico, vi faccio vedere che figata che si è inventato, veramente raga, pazzesco. Geniale bro, fighissimo. Fra i vari stand c'era anche questo qui con tutte queste giacche militari con queste patch utilizzando dei tessuti di Gucci, Dior e Vuitton. Alcune, quelle senza le patch, erano molto interessanti, altre invece con le patch, quelle che avevano utilizzato diciamo delle patch originali ci potevano stare, anche se alcune cose erano un po' viste e riviste. Questa per esempio non era male, quelle invece utilizzando dei tessuti non originali secondo me un po' un pass. All'esterno invece c'era la solita area food dove mancava il caffè, il maledetto caffè che era dall'altro padiglione. Ciao brother, come ti chiami e quanto costa il tuo outfit? Io sono Lello e partendo dal basso ho dei Mishi Fred Boots pagati 1350 il giorno dopo la release, okay. Pantaloni del brand Shy Luxury Studio, yes. Presi
su Crail ho pagato 300. Una t-shirt Richmond in collaborazione con Swarovski pagata 700 e una t-shirt Supreme presa allo store 200. Nella bag cosa hai comprato? Nella bag dai miei carissimi amici di Lost Angel, dato che era un piccolo Grail che volevo avere, mi sono preso le Olive. Tanta roba, grazie mille. Di nulla, brother. Ah, ragazzi, intanto grazie mille a tutti quelli che sono venuti e stanno venendo adesso al Kikit. Siamo presenti in orario di chiusura, quindi vi aspetto per l'ultima oretta e poi ci vedremo allo Sneakerness di Milano il 14-15 ottobre. Ogni tanto anche lui a fare le foto. Finito di lavorare, siamo andati a cena, tipica cena bolognese. Cioè, ragazzi, c'è sta ascensore che per salire, cioè ogni volta le porte si chiudono dopo 30 minuti. Stranamente stasera è arrivato in contemporanea sia questo che l'altro a sinistra, quindi io sto da solo, Giorgio è in contemporanea all'altro ascensore che sta salendo a chi arriva prima al sesto piano. A quarto, just in time, vediamo. Ora gli tiro un rutto appena apre la porta. Sesto piano. Sono arrivato prima io, zii. Ah, mi hanno fatto la clip stamattina in ascensore. Però sono strato in quello di sonno e non ho voce. Giorgio, sempre queste uova cagando dal culo. Grazie, sempre smocciolato. Tra che hai detto, dicevamo del succo. Anillo, mettiamo in vlog. Voglio dire, è anche buono il mondo. Vabbè, a buon intenditore poche parole. Regà, Prochi, fa una sega. Ci ho fatto 2 km in 5 minuti. Allucinante. Per non perdere il biglietto abbiamo fatto queste sulle torri. Questo è l'interno della torre. Tano di questo c***o di torre. Oddio, sì. Mamma mia. Cioè, gli ultimi faranno, se ne vede, 25esimo. Però, sinceramente, ben 3 euro per rifare il biglietto non mandarli, buttarli. Ah, cazzo, fra. Pensavo fossimo arrivati da qua. Ah, fra, a quanto alta? Ah, guarda, posso fare. Siamo a 99 metri. 100. Noi eravamo esattamente lì. La mattinata poi è continuata andando in giro per Bologna alla ricerca di qualche negozio streetwear che avesse dei capi particolari e ovviamente non poteva mancare Backdoor, che è un must have per la città di Bologna. Come potete vedere, un vero appassionato di sneaker qui potrebbe veramente morire. Oltre le mag full set con l'almanacco, per gli appassionati di Ritorno al Futuro sanno, c'era una parete intera piena di Grail, di scarpe veramente introvabili, una collezione così mai vista prima. Ringrazio veramente i ragazzi di Backdoor per avermi permesso di fare queste riprese. Ah, raga, facciamo un rapido unboxing di quello che ho comprato al Kikit. La maglia del Kikit me la metto subito perché ho chiuso già la valigia. Mi sento osservato. Mia fra, la tua vibrazione è così fastidiosa. Questi messaggi che ti arrivano in continuazione. Sono mail. Partiamo ovviamente dagli acquisti del Kikit, in questa tote bag rossa. E c'è, vabbè, il poster del Kikit di ieri, rosso. Un po' di sticker rossi. Poi la maglia del Kikit in collaborazione con i ragazzi di Cozzi, del Kikit di Napoli, al quale io non ero potuto andare. Fighissima, questa quando l'ho vista l'altra volta la volevo assolutamente. Poi faccio vedere il back di quella che sto indossando in questo momento. Stampa serigrafica qua davanti, Kikit Bologna. E il retro l'ha disegnato Davide, un mio amico. Prende appunto le due torri
e la grafica del kit. Nella mia tote bag, che non mi hanno dato una busta, i ragazzi dei quali ho acquistato, abbiamo due items. Faccio vedere quello più particolare e quello più costoso dopo. Allora, abbiamo questa specie di hoodie che è stata ricavata da... Un sacco di hoodie di San Francisco. Da una specie di towel che usano i surfisti per asciugarsi. La faccio vedere chiusa. Al quale i ragazzi di Lost Andes Zip e l'hanno, diciamo, fatta a mo' di felpo. L'avete già vista nel video. Devo dire che indossata rende di più. Cioè, così a vederla potrebbe sembrare una pezza, uno straccio per pulire, però è veramente figa, cioè figo il materiale. E questa jacket, che non mi ricordo precisamente, mi pare, non vorrei dire cazzate, che sia della Marina, non me lo ricordo. Ora mi scrivo sullo schermo le informazioni che chiedo ai ragazzi. Fighissimo, quindi indossando questo capo aiuti a risparmiare fino a 50 kg di CO2. Perché è vintage. E poi li rimetti tutti scureggiando nell'ambiente. Ragazzi, questa è stracomoda, l'ho messa ieri sera pure per andare poi a cena. Col cartellino attaccato. Eccola. Insomma, c'ha questa vestibilità così. Non è male. Con le tasche super comodo. E niente. Allora, ragazzi, io farei l'outro qui. Vieni Giorgio. E regà, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi, lasciate soprattutto un commento, facciamo community qua nei commenti, scrivete quello che vi pare. Commento con la parte più divertente, con la parte più interessante e con la parte che avreste voluto togliere. Allora, tre punti. Avete visto, comunque su YouTube non metto quasi nei video, quindi mi devo uno impratichire, due se voi non commentate, non mi date il feedback. Non mettete più. No, non metto più, non capisco bene come mettere i video, insomma come piacciono a voi, se li pubblico è per voi, non tanto per me. Siamo allo Sneakerness Milano 14-15 ottobre e poi a Rotterdam. Ciao.